Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono Simone, chiamato Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo, Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Undicesima domenica del tempo ordinario. Brevissima riflessione che accompagna così la nostra preghiera, perché la parola va, sì, letta, poi va pregata, custodita e meditata, no? E poi vissuta, che... Insomma, fare tutto insieme non è facile, però dobbiamo farlo poi nella nostra giornata, nella nostra vita. Comunque questo brano, mi piace il termine compassione. Gesù ebbe compassione, compatire, compartecipare. Partecipa a tutto di noi, sofferenze, amore, gioia, dolori, eccetto il peccato, quotidianità. Partecipa con noi, vive in me, vive in te, in ciascuno di noi. E ha questa compassione perché stanchi, sfiniti, dobbiamo saperci riposare in Lui. Io credo che il segreto anche per gli apostoli, i discepoli, i chiamati nel ministero, ma tutti noi siamo chiamati, il segreto è stare con Lui, stare un po' di più con Lui. Perché se stiamo con Lui, prendiamo di Lui, prendiamo, riceviamo per poi dare, altrimenti ci svuotiamo, altrimenti che diamo? Diamo noi stessi, questo è il problema. Invece dobbiamo stare con l'amato, con colui che mi ama e che amo. Quando sto con lui nell'Eucarestia, nella preghiera personale, viso a viso, nel silenzio del cuore, ricevo tanto da lui per poter poi dare, perché i chiamati sì, i 12 va bene, li costituì, li mandò, sì, scacciare demoni, guarire, insomma, dare felicità alle persone, dare senso di vita, dare amore fondamentalmente. Quel guarire non è solo guarire fisicamente, è chiaro, guarire interiormente, ma perché portiamo lui, non nel nostro nome, nel suo nome. E poi tutti battezzati siamo chiamati per nome, conosciuti e amati da lui. Tutti noi battezzati abbiamo il dono del sacerdozio, della profezia, della regalità. Quindi riscoprire il dono del battesimo innanzitutto, eh? Tutti noi cristiani abbiamo questo grande dono in vasi di creta, certamente. Siamo chiamati a dare vita, sì. Tutti. Ecco, allora l'essere chiamati, coloro che sono chiamati al ministero, che devono dare testimonianza di amore, di unità a partire dal cuore eucaristico di Cristo. E poi tutti noi battezzati siamo chiamati a dare vita, a dare guarigione interiore con Lui. Buona domenica.